Michele Mercuri, come possiamo leggere dalla maglia, oggi grande giornata di festa, oltre al risultato del Cattolica, però prima c'era una festa che abbiamo annunciato, no? Prima della gara, le tue 500 presenze o qualcosa in più forse nel Cattolica. Sì, era stato qualche giornata fa ormai, però non c'era stato modo, diciamo, di festeggiarle. Ringrazio innanzitutto la società per il bellissimo gesto, sono cose che fanno un enorme piacere, e non per ultimi quello che è successo anche dopo, avere un riconoscimento del genere anche da parte dei tifosi e della curva è tanta roba, è un orgoglio per me, è un onore, veramente ringrazio tutti quanti per la bellissima giornata, e siamo riusciti ad abbinare a questo comunque anche una prestazione importante, 3 punti, quindi direi perfetta. Michele, eri lontano dalla nostra postazione, però così qualche nostro infiltrato ha detto è scesa anche una lacrima. Qualcosina sì, a fine partita, prima magari c'era un pochino di concentrazione, di tensione, a fine partita sì, è scesa anche qualche lacrimuccia, perché ci tengo molto a questa maglia, a questa piazza, e quindi dai, un insieme di cose è venuto così. Se puoi raccontaci un po' il sentimento, no, di queste 500 partite, quindi hai vissuto una parte di storia della Cattolica, qual è il tuo sentimento forte che hai e che senti? Ma sono sempre stato legato a questi colori, sono cresciuto qui in storia giovanile, ho iniziato a essere infilato in prima squadra, più passavano gli anni più mi sentivo legato a questa maglia, un senso di appartenenza. Giocare qui per me ha sempre avuto qualcosa di speciale, vuoi lo stadio, vuoi la sua gente, vuoi il seguito che ha sempre avuto, la passione che porta, è qualcosa che mi è cresciuto dentro, e anche quando mi sono allontanato ho sempre seguito il Cattolica con una passione e un amore importanti, e era un sogno per me essere qui magari l'anno del centenario, essere qui magari fine carriera, quindi non pensavo neanche di riuscirci, questo era un traguardo che neanche immaginavo, e quindi per me è proprio un onore incredibile essere in una società a 100 anni di storia, e avere fatto una piccolissima parte, per me è tantissimo, tantissimo orgoglio. Ne approfittiamo del suggerimento che è arrivato da dietro, no? 500 partite, stai parlando un po' così da fine carriera, ma noi ci sentiamo di dire, di sottolineare anche la tua grande prestazione insieme a tutta la squadra oggi, quindi complimenti anche per oggi, hai fatto il centrale, un po' di difesa, quest'anno ti abbiamo visto un po' la spola tra centrale e difesa, magari o dentro il campo, e oggi grande prestazione tua insieme a tutta la squadra. Sì, penso che oggi la squadra ha fatto bene, ha fatto molto bene. Abbiamo a volte dei cali un po' di tensione dove riapriamo partite un po' già morte, come è successo settimana scorsa, e anche quest'oggi in parte ci eravamo riusciti, poi comunque abbiamo qualità, avevamo fame, quindi siamo riusciti poi a rimettere la partita nei binari che volevamo noi. Dobbiamo stare un pochino più attenti e a evitare queste cose qui, perché è un attimo per riaprire le partite come ci è successo domenica scorsa, i punti adesso cominciano a essere importanti. Per quanto mi riguarda l'età c'è, quindi vediamo, valutiamo un po', mi sento bene, sto bene, quindi valutiamo di volta in volta, vediamo, manca ancora un po', intanto sono concentrato sulla fine della stagione e di finire in una certa maniera. Michele, grazie e complimenti di nuovo per questo importantissimo traguardo. Grazie ancora a voi, grazie mille.